Ciao a tutti! In questo nuovo video vi voglio mostrare come realizzare questi orecchini che sono molto semplici da fare, lo schema è proprio da principianti. L'unica cosa è che bisogna fare un po' di attenzione perché andremo ad utilizzare un solo colore di perline. Per realizzare l'orecchino vi servono aghi, John James, misura 12 o 10, filo da tessitura, una perla da 12 mm. Una perla da 8 mm, ma potete anche scegliere una misura differente, in questo caso è irrilevante. Vi servono poi perline rocaille dorate nella misura 15-0, 11-0 e 8-0. Infine vi serve un perno per orecchini misura 4 mm. Inserite sul lago 4 rocaille 11-0 e portatele alla fine del filo. Chiudete il lavoro a cerchio ripassando all'interno delle perline un paio di volte. Prima di andare avanti aggiungendo nuove perline, vi voglio suggerire un piccolo trucco per fissare il filo sulla lavorazione. Come vedete, sto uscendo da una delle perline che abbiamo aggiunto in questo ultimo giro. Quindi, prima di procedere con l'aggiunta di nuove perline, il mio consiglio è quello di ripassare attraverso le quattro perline iniziali che abbiamo inserito sulla lavorazione. In questo modo il filo si fissa sulla lavorazione e potete tagliare il pezzettino di filo iniziale. Sto uscendo da questa rocaille 11-0, inserisco sul lago altre due rocaille 11-0 e con l'ago passo attraverso la perlina successiva e ripeto questo passaggio fino alla fine del giro. Sto uscendo con il filo da questa rocaille 11-0 che è la prima rocaille della coppia che abbiamo inserito nel giro precedente. Inserisco sul lago una nuova rocaille 11-0, poi con l'ago devo passare attraverso le successive 3 rocaille 11-0, quindi mi devo trovare ad uscire dalla prima perlina della coppia successiva e ripeto questo passaggio fino alla fine del giro. Con il filo sto uscendo da questa perlina qui che abbiamo aggiunto nell'ultimo giro, inserisco poi sul lago 9 rocaille 11-0 e con l'ago passo attraverso la perlina che si trova sull'angolo successivo e ripeto questo passaggio fino alla fine del giro. A questo punto mettete da parte questo lavoro e tagliate un altro pezzetto di filo. Montate l'ago sul nuovo pezzo di filo e poi inserite questa sequenza sul lago, una rocaille 11-0, la perla da 12 mm. Il componente con le perline che come vedete ho infilato usando la parte centrale. Una perlina 8-0, la perla rossa, un'altra perlina 8-0 e infine una rocaille 11-0. Portate tutte queste perline alla fine del filo. Poi saltate la rocaille 11-0 e ripassate attraverso tutte le perle e perline fino a raggiungere la vostra rocaille 11-0 che si trova alla base della perla azzurra. Passo attraverso la mia rocaille 11-0. E poi ripasso anche attraverso tutte le altre perle e perline fino a raggiungere la sommità del mio orecchino. Ripetete questo step di ripassare attraverso tutte le perline diverse volte perché abbiamo bisogno di fissare il filo sulla parte centrale dell'orecchino. Poi torniamo alla lavorazione con perline. Usate il filo che avete lasciato precedentemente prima di costruire la parte centrale dell'orecchino e come vedete io sto uscendo da questa perlina qui, che è la perlina centrale del gruppetto di 9, quindi è la quinta perlina, inserisco sul lago poi 7 rocaille 11-0 e con l'ago vado a passare attraverso questa rocaille qui che si trova vicino alla perla. Di nuovo inserisco sul lago 7 rocaille 11-0 e con l'ago vado a passare all'interno della quinta rocaille del gruppetto di 9 che si trova in posizione opposta rispetto alla precedente. A questo punto ripassate attraverso tutte le perline fino a quando non raggiungete l'altro lato della lavorazione, il lato dal quale siamo partiti. Quindi ripassiamo attraverso la perlina dalla quale siamo partiti e poi anche attraverso tutte le altre perline fino a raggiungere la perlina centrale del successivo gruppetto di 9. Eccomi qui, poi inserisco sul lago le mie 7 rocaille 11-0 e con l'ago passo attraverso la perlina che è direttamente collegata alla perla. Ripeto lo stesso passaggio anche dall'altro lato della perla, inserisco sul lago le mie 7 rocaille 11-0 e poi con l'ago passo attraverso la perlina centrale del gruppetto di 9.
questo punto dobbiamo fissare le perline sulla lavorazione intorno alla perla, quindi ripassate attraverso tutte le perline fino a raggiungere l'altro lato della lavorazione, il lato dal quale eravamo partiti, proprio come abbiamo fatto precedentemente. Con il filo sto uscendo da questa perlina qui, che si trova proprio poco prima della perlina centrale qui collegata direttamente alla perla. Inserisco sull'ago una rocaia 11-0 e passo attraverso tutte le perline fino a raggiungere quest'altra perlina qui. E il percorso che ho fatto è stato questo, quindi praticamente giù di qua e poi sono risalita qui. Inserite sull'ago un'altra rocaglia 11-0 e passate attraverso tutte le perline. Questa volta dovete trovarvi ad uscire con il filo dalla prima perlina che abbiamo aggiunto in questo nuovo giro. Inserite una nuova rocaglia 11-0 sull'ago e con l'ago passate attraverso quest'altra rocaglia. Di nuovo, inserite sul lago un'altra rocaglia 11-0 e passate attraverso la perlina dalla quale siamo partiti. Prima di aggiungere nuove perline, ripassate nelle 4 rocaglie 11-0 diverse volte, 2 o 3 volte, perché abbiamo bisogno di bloccare queste 4 perline nella posizione di un quadrato. Con il filo sto uscendo da questa rocaglia 11-0. Sul lago inserisco una nuova rocaglia 15-0 e con l'ago passo attraverso la rocaglia 11-0 successiva. E ripeto questo passaggio fino alla fine del giro. Dobbiamo aggiungere l'ultima perlina della lavorazione. Sto uscendo da una rocaglia 15-0. Sul lago inserisco una nuova rocaglia 15-0 e con l'ago passo attraverso la rocaglia dalla quale sto partendo in questo modo. Poi passo attraverso la rocaglia 15-0 che ho appena aggiunto sulla lavorazione. Passo attraverso poi la rocaglia 11-0 opposta. Questo è il lato dal quale sono partita, questo è il lato dove sto passando adesso. L'ultimo passaggio è passare attraverso la rocaglia 15-0 centrale e poi dovete semplicemente ripassare attraverso le perline diverse volte fino a sentire che il filo si è fissato sulla lavorazione e a questo punto potete tagliare il filo in eccesso. Ecco la parte pendente dell'orecchino. Per creare il perno, la prima cosa è inserire sul lago 4 rocaglie 11-0, portare le rocaglie alla fine del filo e poi ripassare attraverso le rocaglie per chiudere il lavoro a cerchio. Inserite sul lago una rocaglia 11-0 e con l'ago passate attraverso la rocaglia successiva. E ripetete questo passaggio non fino alla fine del giro, ma solo per altre due volte. Come vedete, mi trovo a dover aggiungere l'ultima rocaglia 11-0. Non inserisco una nuova rocaglia sul lago, ma passo attraverso questa rocaglia 11-0 che si trova nella parte superiore del pendente dell'orecchino. Poi passo attraverso le successive due rocaglie 11-0. Quindi sto uscendo da questa rocaglia 11-0, inserisco sul lago 3 rocaglie 15-0 e passo attraverso la rocaglia 11-0 successiva. E ripeto questo passaggio fino alla fine del giro. Con il filo sto uscendo dal gruppetto di 3 rocaglie 15-0, inserisco altre 2 rocaglie 15-0 e con l'ago passo attraverso il gruppetto successivo. E ripeto questo passaggio fino alla fine del giro. La parte posteriore del perno è completata. Prendete il componente metallico e inseritelo usando il foro centrale della lavorazione con perline. Realizzate la seconda faccia del perno. L'unica differenza è che in questa matrice qui non ci sono le coppie di rocaglie 15-0 che si trovano qui sui quattro lati. Adesso vi voglio mostrare come collegare le due facce del nostro perno. Con il filo sto uscendo dal gruppetto di 3 rocaglie 15-0. Metto le due facce del perno una sopra l'altra. Per prima cosa devo realizzare il loop tra i due gruppetti di 3 rocaglie 15-0. Stavo uscendo dalla mia rocaglia 15-0 che si trova sulla parte frontale del perno, ripasso attraverso le 3 rocaglie 15-0 in direzione opposta, le rocaglie 15-0 che si trovano sulla parte posteriore del perno. A questo punto ripasso attraverso le rocaglie 15-0 dalle quali stavo partendo. Come vedete, ho fatto il loop e ho collegato i due gruppetti da 3 perline 15-0. Passate attraverso le due rocaglie 15-0 che si trovano sulla parte posteriore del perno
Poi passate attraverso il gruppetto di tre perline rocaglie 15-0 che si trova sulla parte frontale del perno e ripetete il passaggio del loop. Le due facce del perno sono state collegate. A questo punto ripassate attraverso le perline diverse volte fino a che non sentite che il filo si è fissato sulla lavorazione e poi tagliate il filo in eccesso. L'orecchino è completato. Spero che il tutorial sia stato chiaro e ci sentiamo al prossimo video. Ciao! Ciao ciao!